Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del Random Physics News. In questo periodo tanti ricercatori, soprattutto nell'ambito della didattica della fisica, si stanno occupando della questione didattica online. Cioè, dato che sappiamo che tante università, ma anche tante scuole superiori si stanno attrezzando proprio per quanto riguarda la didattica online, cioè le video lezioni, e effettivamente stanno uscendo tanti articoli in questi giorni che riguardano proprio l'efficienza e in particolare i vari metodi che riguardano la didattica online, nel nostro caso la didattica online della fisica. È uscito oggi infatti un articolo scritto dal gruppo di ricerca di didattica della fisica dell'Università della Florida e in questo articolo si mostrano alcuni elementi molto importanti quando si cerca di fare didattica online. L'articolo parla proprio della didattica della fisica e si è capito che uno degli elementi più importanti per avere una didattica efficiente è fornire agli studenti un'informazione contestuale, cioè un'informazione mirata che vada proprio a vedere quali siano state le difficoltà per quanto riguarda i test precedentemente svolti dagli studenti. Cioè, si è notato che effettivamente si ha un riscontro molto migliore e molto più corretto della preparazione dello studente in questione proprio se gli si fornisce questa informazione contestuale. Può sembrare una banalità, ma in effetti è un qualcosa che viene spesso sottovalutato proprio all'interno della didattica a distanza che tende a essere molto molto piatta, mentre ha dimostrato questa ricerca uscita oggi proprio che è possibile solo online cercare di dare delle informazioni contestuali che permettono poi di avere un'immagine molto molto più chiara di quale sia la preparazione dello studente. Un altro articolo che è uscito oggi riguarda ancora la didattica della fisica, in particolare un gruppo di ricerca brasiliano ha mostrato per filo e per segno come sia possibile insegnare la fisica delle onde gravitazionali all'interno delle scuole superiori. Naturalmente ha subito catturato la mia attenzione questo articolo perché si mostra che in realtà gli studenti a quell'età, cioè all'età delle scuole superiori, sono già molto molto ricettivi per quanto riguarda tanti argomenti apparentemente anche molto complessi. Effettivamente si mostra in quest'articolo proprio come si potrebbe spiegare la relatività generale stessa agli studenti delle superiori per poi arrivare proprio a parlare delle onde gravitazionali da un punto di vista sia teorico sia sperimentale. È molto interessante quindi che effettivamente si possa arrivare a spiegare cose del genere, soprattutto da un punto di vista nostro, di Italia, che abbiamo dei programmi scolastici veramente molto molto antiquati, almeno a mio parere. Infine vi parlo del progetto Starlink. Effettivamente in questo periodo si parla molto di questo grosso progetto, appunto di SpaceX, dell'azienda americana SpaceX, che vuole lanciare nello spazio un numero elevatissimo di satelliti in modo da formare proprio una costellazione di satellite intorno alla Terra. Il fatto è che questo progetto, naturalmente molto molto ambizioso e molto interessante, preoccupa anche tanto gli astronomi, ma anche gli astrofili. Il motivo è che effettivamente la presenza di così tanti oggetti qui vicino alla superficie terrestre rischia di rendere più difficoltose le osservazioni astronomiche. E a questo proposito è uscito oggi un articolo in cui si calcola effettivamente quale sia la magnitudine assoluta di questa costellazione di satelliti e in particolare questo articolo è stato scritto da un ricercatore americano che tiene conto del fatto che questi satelliti hanno una forma molto molto appiattita che fa in modo che in certe condizioni di incidenza dei raggi del sole su questi satelliti potremmo avere una grossissima luminosità e quindi effettivamente si potrebbe anche creare questo problema delle osservazioni astronomiche, ma anche si potrebbero danneggiare tutte quelle persone che si occupano anche solo nel tempo libero di fotografia astronomica. E a questo proposito, dato che siamo in quest'ambito e dato che in questo periodo siamo tutti più o meno chiusi in casa e se qualcuno di noi fosse appassionato di fotografia astronomica è comunque costretto a farla da casa e quindi in presenza di forte inquinamento luminoso, c'è però una tecnica che può essere utilizzata per risolvere in parte questo problema e si tratta della fotografia astronomica in banda stretta. Ce ne parla Robert Panay. Salve a tutti, mi chiamo Robert Panay e in questo breve intervento su Random Physics News vi andrò a parlare di una particolare tecnica di fotografia astronomica utile per evitare i problemi legati all'inquinamento luminoso sempre crescente nelle città. In particolare questa tecnica si chiama fotografia astronomica in banda stretta. Consiste nell'utilizzo di filtri detti filtri interferenziali
che lasciano passare solamente delle precise lunghezze d'onda. Qui vi ho riportato i grafici delle bande passanti dei singoli filtri, per esempio questa è l'emissione H-alfa dell'idrogeno. Il filtro lascia passare una banda piccata sull'H-alfa, ma con 7 nanometri di banda passante lì attorno. Capite quindi che questa tecnica permette di tagliare la luce proveniente, per esempio, dai lampioni che illuminano le città, che tipicamente sono fatti di vapori di sodio e di mercurio, e lasciar passare solamente le bande passanti interessanti. Ora, questa tecnica ha dei pro e dei contro, perché è utilissima per le nebulose a emissione, come questa che vedete nello sfondo, ma nelle nebulose a riflessione, come quella associata all'ammasso aperto delle Pleiadi, sono poco utili in quanto le nebulose a riflessione non emettono luce propria, ma riflettono appunto la luce proveniente dalle stelle che si trovano in quella regione dello spazio. E ricordiamoci che le stelle emettono approssimativamente come un corpo nero, quindi ponendo dei filtri con una banda passante ristretta si andrebbe a tagliare un sacco di segnale interessante. Risulta invece particolarmente utile appunto sulle regioni H2, per esempio, che sono delle regioni, delle nebulose, che emettono luce propria in quanto gli atomi di cui sono composte sono eccitati. Questo è un esempio, è la Jellyfish Nebula, e questa è una ripresa monocromatica del segnale H-alfa che proviene da questa nebulosa. È utilissimo perché, ad esempio, questa è la stessa nebulosa ripresa con la stessa strumentazione ma senza filtri interferenziali, quindi una normale fotografia in RGB, e vedete come il segnale sia debole. Mentre andando a sommare al canale rosso, quindi potenziando il canale rosso, e non si sceglie il canale rosso a caso, ma si sceglie il canale rosso proprio perché l'H-alfa stesso è rosso, potenziando il canale rosso si ottiene una fotografia estremamente migliore. Vedete il confronto tra H-alfa più RGB ed RGB. Un'altra tecnica particolarmente interessante, perché dà anche delle informazioni chimico-fisiche, è l'Hubble Palette, che prende il nome appunto dal telescopio spaziale Hubble, e questa tecnica consiste nell'utilizzare dei filtri interferenziali per le emissioni dell'idrogeno, dell'ossigeno e dello zolfo, ottenendo quindi fotografie monocromatiche del genere, prive di gradienti luminosi o quasi, derivanti dall'inquinamento luminoso. E una cosa interessante è che potete notare che la distribuzione spaziale del gas è diversa a seconda della lunghezza d'onda a cui la si osserva. Queste sono le emissioni dello zolfo, queste dell'ossigeno e queste dell'idrogeno. Vedete come l'idrogeno tipicamente in queste regioni del cielo è l'elemento preponderante. Ora, utilizzando queste immagini monocromatiche per comporre un'immagine a colori, va sottolineato il fatto che sarà in falsi colori, si ottiene una fotografia del genere. In particolare, visto che sono state riprese singolarmente le emissioni di tre elementi chimici, si andranno a mappare in base al colore le regioni fatte di certi atomi. Per esempio, qui al canale blu è stato assegnato l'ossigeno, mentre qui, questo gas giallino qua attorno, sarà lo zolfo, mentre l'idrogeno, come avete visto, mappa praticamente tutta la nebulosa. È onnipresente. Grazie per l'ascolto e se siete interessati alla fotografia astronomica, continuate a seguire Random Physics perché a breve ci saranno altri interventi riguardo l'argomento. Io ringrazio tantissimo Robert per la sua spiegazione. Arriviamo adesso alla parentesi storica. Nel 1726, in particolare il 20 marzo 1726, è nato Isaac Newton, naturalmente rispettando il calendario giuliano che era vigente allora. Non c'è bisogno che io vi dica chi sia Isaac Newton, è uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi, ha praticamente introdotto la fisica così come la conosciamo noi. Parliamo ancora oggi infatti di meccanica classica di Newton, di gravitazione di Newton. Inoltre lo scienziato ha dato anche tantissimi contributi proprio all'analisi matematica. Detto questo, arriviamo al nostro meme del giorno e oggi ho scelto questo meme qua, dato che siamo in periodi
in cui fare assembramenti è vietato, però appunto ai fermioni non interessa, perché tanto loro hanno il loro principio di esclusione di Pauli che automaticamente impedisce gli assembramenti. Vi ringrazio per aver guardato, vi ricordo come al solito che per varie proposte di cose di cui volete che io parli qui nelle mie puntate di Random Physics News, scrivetemi pure un'email oppure usate un altro dei contatti in descrizione. Detto questo, alla prossima, buona serata!